II. Sai quant'è che non venivo qua? Sto castello. Questo era il salotto buono, no? di Ostia Antica. Veniamo qua a giocare spesso, lo ricordo benissimo. E questo muro era la porta. E se ti dicessi quanti palloni abbiamo perso qua sotto, non saprei. Ce n'è ancora uno. Eccolo là. Ce n'è ancora uno da qualche parte. Ma sai quanti schiaffi ho preso dalla gente che abitava qua? Io vengo da un quartiere poco lontano, ma molto più periferico, che si chiama Saline, cioè lì arrivava il mare e si raccoglieva il sale in epoca romana. Poi c'è la seconda fase, a un certo punto c'era la necessità di bonificare un'area che era palustre e quindi i cosiddetti ravennati, i romagnoli, venivano dall'Emilia e dalla Romagna per dare una mano qua a sanificare nella speranza di avere poi una casa, un posto in cui stare, campi da coltivare. Furono sterminati ovviamente da tutta una serie di malattie portate dalle zanzare. Quelli che sopravvissero sono sostanzialmente quelli che hanno creato tutta la popolazione di questa zona. Quando pensi ad Ostia c'è questo grande malinteso di fondo, pensano tutti soltanto al mare, però nessuno si ricorda che c'è un entroterra. Complessivamente credo che la sola Ostia faccia 80.000 abitanti circa, l'entroterra arriva a quasi 200.000. Sai, nascere ad Ostia, quando ci sono nato io sono del 79, quindi sono cresciuto negli anni 80. Ostia era romanzo criminale all'epoca, eravamo il terminale di tutto, in termini criminali. Gli ultimi soldi il comune di Roma li mandava qua, quelli che restavano, insomma eravamo un quartiere molto difficile. E quindi crescere negli anni 80 qua significava che tua madre la mattina ti faceva uscire di casa e si faceva il segno della croce sperando che tornassi nelle condizioni in cui eri uscito. Ostia era una commistione di cose, c'era chi come i miei scappava dalle case popolari di alcune zone e cercava fortuna ad Ostia Antica, tra l'altro lo dico senza grossi problemi, costruendo abusivamente case che poi sono state condonate, ma case che costruivi un mattone alla volta, sudando un metro alla volta di casa, e quindi non sapevi mai neanche chi incontravi a scuola, cosa facevi. Un'avventura tutti i giorni, anni complicati, qualche amico l'ho perso. Ripiatemi bene, lo dico in faccia a tutti quanti, no. Perché non c'ho paura di chiedere un diritto umano. I figli nostri hanno diritto umano di una casa, di un gabinetto, e lavoriamo, andiamo a pulire il sedere ai signori noi, però abbandoniamo i figli in mezzo alla strada. Ostia è una palestra strepitosa. Ti poteva capitare anche quella volta in cui tu te ne stavi sereno, come stai tu adesso con la telecamera, all'improvviso ti arrivava una tortorata qua dietro perché eri in un quartiere dove la gente non voleva che riprendessi e arrivava uno veramente matto che te la dava una tortorata perché ti diceva: tu qua non devi riprendere niente, metti via sta telecamera. Vedi, mo mi stai a fa paura, vado in giro con la telecamera tranquillo. No, ma è cambiata tanto, devo dire. Oggi la vedo più povera ma migliore, devo dire. Federico Ruffo è oggi uno dei volti di Rai 3, ma ha iniziato la sua carriera proprio ad Ostia. A un certo punto c'era questo business di cui si parlava tanto, ma di cui c'era poca traccia, dei combattimenti fra pitbull, fino al giorno in cui, a due passi da dove fu ucciso Pasolini, in un terreno, trovammo le carcasse di questi cani. Poi a gestire questo business era una nota famiglia criminale di Ostia. Fu un periodo intenso. Da lì. Hanno scavalcato da qua, infatti hanno divelto alcune delle tegole, hanno tirato giù qualcuno degli attrezzi e da qui sono scesi. Era il novembre del 2018. Con Report avevamo appena finito il lavoro di cui sono più orgoglioso, sull'infiltrazione dell'andrangheta fra gli ultras della Juventus. Io sono tifoso juventino, la mia è una famiglia calabrese, come molte famiglie del sud tifiamo squadra del nord, quindi tifo Juve. Ogni mattina aprivo i social, c'erano fra i 500 e i 700 messaggi di insulti, di minacce, di ogni genere. E stava qua. La verità è che se non ci fosse stato il cane, mi avrebbero dato fuoco a casa. Ci ha salvato tutti quanti il cane. Mi fecero capire che in questa epoca a nessuno interessa veramente se un fatto sia vero o meno. Gli interessa che incontri il loro gusto. E qua era un lago di benzina, completamente pieno di benzina. Quindi sono caduto a terra, mi sono riempito di benzina sulla schiena, sulle gambe.
E io, devo dire, sono tornato nel tempo a una vita relativamente normale. Forse sto un po' più attento adesso in alcune occasioni, ma se permetti a questa gente di modificarti le abitudini di vita, un po' gliela dai vinta. Te invece no. A proposito.